uomini. Ecco, io dobbiamo fare ciascuno di noi il massimo, dare il massimo dalle pubbliche amministrazioni in avanti. Per rispettare le norme che ci sono e sono di estrema importanza, ma soprattutto per cercare di cambiare, sì, oltre il modo di ragionare di ciascuno di noi, da semplici cittadini a funzionari pubblici, ma per coinvolgere gli studenti. C'è un protocollo che vi invito ad andare a leggere tra l'ufficio scolastico regionale e la procura della Corte dei Conti, lo trovate sul sito della Corte dei Conti, educare alla legalità. E noi abbiamo più volte sollecitato l'ufficio scolastico regionale e il dottor De Rosa, che è l'attuale procuratore, il quale mi ha detto che quanto prima mi incontrerà, al precedente procuratore, per far funzionare questo protocollo è meraviglioso, educare gli studenti alla legalità, ma non solo a non fare bullismo, non solo a non fare la merenda al libro, ma a fornire gli strumenti a questi giovani studenti per controllare le pubbliche amministrazioni. Quando io l'ho letto, ho fatto una riflessione veramente, della Corte dei Conti, che prima era un organo di controllo chiuso, in cui c'era un rapporto stretto fra la Corte dei Conti e l'ente controllato, che addirittura ha fatto un passo per avanti, ha capito la Corte dei Conti che bisogna, ricollegandomi al discorso di prima, maturare nella coscienza degli studenti, dei giovani, questo dovere di legalità, questo dovere di controllare le pubbliche amministrazioni come spendono il denaro pubblico. E questo è importante, però a che punto siamo con questi protocolli? Ecco perché io ci tenevo a che ci fossero, oggi sappiamo tutti qui c'è il terremoto, neve, quindi ringraziamo Dio che già siamo qui, che già è una fortuna. Però ecco, io rinnovo l'invito, giornate della trasparenza presso l'università, subito, come vi siete già impegnati a fare, coinvolgendo l'università, avete l'università di Urbino, abbiamo l'università di Ancona, dobbiamo farlo uscire, perché il controllo, adesso faccio un esempio, qualcuno, da questo controllo emergono dei fatti gravissimi. Io la settimana scorsa, andando a vedere sul sito dell'Agenzia Sanitaria Regionale, nonostante che sono stati fatti dei convegni ad Ancona sulla corruzione della sanità, ai quali hanno partecipato i migliori docenti dell'Università Politecnica delle Marche, senza che sto a fare nulla, in cui c'era anche il professor Marasca, che se non sbaglio è lo stesso, due giorni di convegno pagati anche dai cittadini, perché quei docenti suppongo che erano un servizio mentre stavano lì. Nessuno si è accorto che l'Agenzia Sanitaria Regionale delle Marche, tra l'altro alcuni fatti di corruzione o presunti tali hanno coinvolto proprio il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, immagino che dovevo aprire nel 2016, non hanno ancora nominato un responsabile della prevenzione della corruzione, non hanno ancora un piano anticorruzione. Dovevo essere io che non sono nessuno a accorgermi. Questo è uno dei casi in cui l'ANAC sicuramente sanziona, io non voglio arrivare a questo, però per dire che il controllo diffuso è importantissimo, perché se noi educhiamo, come avviene in altre regioni, a controllare pubblica amministrazione, con tutte quelle dati che abbiamo sul sito, è facilissimo adesso. Poi l'accesso civico, come giustamente ha illustrato, si è voluto, c'è l'accesso generalizzato. Mentre l'accesso civico prima prevedeva di poter accedere, di far pubblicare solo quei documenti che erano elencati nel 33, adesso siamo andati un passo enormemente avanti col FOIA, anche se a mio avviso è stato molto limitato questo diritto del cittadino, poteva essere molto più ampio, perché l'amministrazione ha sempre qualche concetto generale per dire no, non te lo faccio, non te lo faccio accedere a questo documento, a questa informazione, attenzione, l'accesso non riguarda solo riguarda anche l'informazione e la pubblica amministrazione in 30 giorni deve farti accedere non solo a quei documenti che sono elencati nel 33, che già era una bella conquista rispetto alla 241 del 90 che prevedeva l'accesso solo al tuo procedimento amministrativo dimostrando di avere un diritto concreto, attuale, immediato, che era adesso è diverso. Quindi con questi strumenti, con la CIO, ho chiesto alla Regione tre giorni fa, appena uscito, entrato in vigore prima di Natale, 23 dicembre, io sono partito con un accesso chimico, volete sapere quali temi? Per un tema che ci sta molto a cuore, che abbiamo con la Regione, e che riguarda tutti. La Regione Marche ha avuto una verifica ispettiva
qualche anno fa, da parte degli ispettori del CIFIM, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, che hanno fatto ispezioni in base a una legge statale su alcuni confronti di alcune regioni, tra cui le Marche, la regione Calabria, la regione Lazio, la Liguria ed altri, sulle spese del personale, perché purtroppo dalle sentenze della Corte di Conti è emerso troppo spesso che le spese del personale non sempre rispecchiano sia nella fase di contrattazione annuale, sia nella fase della correlazione selettiva tra i premi e le relazioni delle performance e per altri motivi. Pertanto sono partiti questi ispettori che li paghiamo noi cittadini, quindi vengono da Roma, stanno qui un mese e fanno l'ispezione. La Regione Marche, all'esito dell'ispezione, che ha evidenziato una serie di problematiche, ma le potete vedere perché sono fatti, che basta andare sul sito della Regione Marche, vedete anche la relazione che ha fatto i revisori dei conti all'ultimo contratto 2015, la Regione Marche ha impugnato, legittimo di farlo, ha detto, secondo me gli ispettori del MEF non hanno titolo perché la legge che attribuisce questi poteri a mio avviso è incostituzionale, perché noi abbiamo l'autonomia della Costituzione, quindi ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale tramite l'avvocato Grasso, che tra virgolette paghiamo noi, perché questi contenziosi poi li paghiamo noi, e la Corte Costituzionale con una sentenza che potete invito a leggere ha detto no, cara Regione Marche, la legge che attribuisce questi poteri è più che legittima, quindi anzi l'avvocato generale dello Stato che difendeva in quel caso il Ministero, anzi, attenzione, l'ho detto, fare un uso più corretto del concetto di autonomia. Non lo dovresti usare per cercare di eludere un po' i controlli statali. La Regione Marche, nonostante questa sentenza sfavorevole su questo profilo, continua a fare ricorso al TAR. La Corte dei Conti nella relazione di parifica dell'anno 2013-2014, che io ho invitato ad andare a leggere, ma a leggere anche quella del 2015 che è stata pubblicata un mese fa, che io non l'ho letta stamattina, ma non l'ho letta, ha richiamato queste particolarità. Perché? Perché ci sono delle leggi regionali che hanno disciplinato la materia dei compensi. Quando la materia dei compensi è pacifico secondo la Corte Costituzionale, che è ristretta ed esclusiva per diversa dello Stato, solo lo Stato può legiferare in materia di compensi, di retribuzione accessoria. Non è competenza della Regione. La Regione Marche invece ha emanato qualche anno fa delle leggi che disciplinano questa materia. E la Corte dei Conti, gli stessi revisori dei conti della Regione Marche, nel parere, ecco la trasparenza importante, voi con la trasparenza, l'amministrazione trasparente, andate a vedere la contrattazione personale, c'è un capitolo personale, lì dovete trovare il contratto integrativo di lavoro annuale, la relazione dei revisori di conti, la relazione fatta sulla circolare della Ragioneria dello Stato la 25 del 2012 che prevede una serie di dichiarazioni. Io mi sono andato a leggere la relazione dei revisori di conti, che cosa dicono sulla contrattazione integrativa del fondo della Regione. E i revisori dei conti anche loro prendono atto di questa verifica ispettiva del MEF che si è conclusa con una serie di rilievi che sono stati trasmessi anche alla Procura della Corte dei Conti. Quindi i revisori dei conti fanno cenno a questo aspetto e invitano il legislatore regionale ad abrogare queste leggi. Lo dicono anche i revisori dei conti, lo dice la Corte dei Conti, lo dicevano gli ispettori del MEF. La Regione Marche non l'ha fatto. Cosa hanno fatto le altre regioni? Questo è il punto anche più serio. Abbiamo fatto una ricerca per vedere le altre regioni, la Regione Lazio, la Regione Calabria, cosa hanno fatto che hanno avuto analoghe ispezioni con simili rilievi? E non hanno fatto addirittura i recuperi. Si sono messi a lavorare perché in base alle nuove leggi devono fare i recuperi, perché, attenzione, l'erogazione di compensi accessori legittimi o la costituzione errata dei fondi presuppone una responsabilità per chi ha contribuito a creare questi errori, ma presuppone anche l'obbligo di recuperi dei compensi dati nell'ultimo decennio. Il comune di Ancona lo sta facendo, il comune di Falconara, la provincia di Ancona lo sta facendo, il comune di Milano, perché ovviamente questo fiume di denaro che va alle controlli dei dipendenti, dirigenti che siano, in violazione delle leggi, dobbiamo dare un freno, perché altrimenti qui
abbiamo crisi, il cittadino viene sempre tartassato con aumenti di tasse, eccetera, tagli sociali, tagli sulla salute, ma un attimino abbiamo anche una regolata su questi costi. Quindi ecco, ritornando a noi, queste regioni, noi le abbiamo trasmesse alla regione Marche, le relative delibere, regione Lazio, regione Calabria, hanno prima di tutto interrotto i termini di prescrizione della Calabria per evitare proprio che si creasse un danno nel tempo, perché voi sapete che se non vengono interrotti i termini di prescrizione nei confronti del dipendente che si presume abbia percepito qualcosa ingiusto, poi la prescrizione passa e il recupero diventa più difficile, o addirittura diventa impedito da questa norma. Quindi ecco, per dire la trasparenza, se c'è un controllo diffuso della società, la pubblica amministrazione si sente gli occhi addosso, ma non in modo negativo, in modo serio, in modo di beneficio per tutti, perché con tutti i dati che ci sono sui siti, una volta che noi spieghiamo ai cittadini, a chi è volonteroso, a chi vuole diventare un vero cittadino attivo, che è un dovere della Costituzione essere cittadini attivi, diamo gli strumenti, io credo che si fa un passo serio in avanti. Quindi iniziamo dalle giornate della trasparenza presso ogni presidio subito, chiamate gli uffici scolastici, io vi do la mano perché ero anche revisore di conti in molte scuole, facciamo venire gli studenti, riempiamo le sale di studenti universitari, se volete veramente un controllo serio, se svegliamo loro con i professori, nel giro di 3-4 anni si cambia la musica qui, se facciamo dei laboratori di cittadinanza attiva nelle scuole come stanno facendo a Roma, vedete il dottor Vergata, questo progetto, vi do un sito, si chiama Anticorruzione EU, vedete, studenti che si sono messi insieme per attivismo civico per studiare queste norme e vigilare la pubblica amministrazione. Allora la musica cambia. Se questo non si fa, tutti questi bei principi sono solo dei bei proclami teorici, ma la trasparenza la vogliono tutti a casa degli altri. Questo è quello che non dico io, ma lo dico tanti. Grazie.